Con Federico Moro, uno dei soci fondatori della Fondazione Kennedy in Italia, per capire quale sia il ruolo di Internet all'interno dei processi di conquista di libertà fondamentali e di diritti, anche riferito alla Primavera Araba. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qui con voi. La Fondazione Kennedy, la Fondazione Robert Kennedy, è da qualche mese a Firenze, in Toscana. Per noi è un privilegio essere in questo territorio. La nostra partecipazione al Festival di Internet di Pisa, all'Internet Festival di Pisa, è semplicemente una testimonianza di quello che stiamo facendo da qualche mese a Firenze e da tanti anni in tutto il mondo, ossia difendere i diritti umani, sostenere l'attività di difensori dei diritti umani, degli attivisti. E quindi oggi al Festival di Internet avremo una discussione sull'attivismo digitale, quindi come Internet possa essere uno strumento a partire dalla Primavera Araba di promozione della pace, della difesa dei diritti umani e dei diritti civili. E proprio questo stiamo facendo a Firenze, in un luogo molto simbolico che è quello dell'ex carcere delle Murate, che è stato ristrutturato e dedicato all'arte e appunto alla difesa dei diritti umani, dove ospiteremo, e già lo stiamo facendo, attivisti digitali, quindi persone che utilizzano la tecnologia, che utilizzano Internet, che utilizzano i social media per promuovere la pace e i diritti umani. Tra i partecipanti al festival anche Rana Husseini, che è una giornalista giordana che è attiva all'interno della vostra fondazione. Sì, Rana Husseini è una delle nostre, noi chiamiamo Defender, quindi un difensore dei diritti umani che si occupa dei diritti delle donne, delle violazioni dei diritti umani in Giordania. È qui oggi, è venuta apposta per questo incontro, per raccontare la sua esperienza. Il difensore dei diritti umani è una persona comune, una persona come tutti noi, quindi Rana Husseini è una giornalista che ha deciso di dedicare la sua attività, la sua professionalità e la sua esistenza alla difesa dei diritti degli altri. Quindi l'esempio che vogliamo portare oggi all'Internet Festival è l'esempio di queste persone che lottano ogni giorno per difendere i diritti umani degli altri. Facendo un saluto a Radio Eco, vorrei lanciare il messaggio a quanti ci stanno ascoltando e vogliono in qualche modo partecipare alle vostre attività. È possibile? Sì, è possibile tramite il nostro sito www.rfkcenter.org. È possibile anche venirci a visitare fisicamente a Firenze alle Murate ogni volta che si vuole, e la fondazione è molto attiva e molto felice se giovani e non giovani vogliono darci una mano con l'attivismo e con l'attivismo digitale.